Avete mai pescato con un'esca come questa? Oggi vi voglio far conoscere un'esca che ha fatto la storia. Infatti, quest'esca, il Gran Pescatore, è stata utilizzata per decenni nel litorale laziale per pescare soprattutto le spigole, ma anche altri predatori, come le occhiate, sia da riva sia dalla barca a traina. Ve la voglio far conoscere perché quest'esca, anche se è stata utilizzata per un sacco di anni, non è mai passata di moda e le spigole ancora oggi se la mangiano molto volentieri. Parlo del Gran Pescatore, questo non è altro che un cucchiaino semplicissimo che all'estremità ha una piumetta. Lo possiamo comprare, costa relativamente poco, ma lo possiamo anche costruire. E qui c'è una piccola modifica che vi farò vedere più tardi durante il video. Perché vi voglio far conoscere quest'esca? Ma perché quest'esca è un'esca semplicissima da utilizzare e che ha delle caratteristiche che la rendono unica. Innanzitutto brilla come se fosse un cefalo che sta mangiando sul fondo e questo ai predatori piace tantissimo. Ma poi è un'esca che ha un vero e proprio nuoto molto sinuoso e che non emette tutte quelle vibrazioni delle più blasonate esche e per questo i pesci non si abituano molto facilmente. Ma poi nuota in pochi centimetri d'acqua e quindi la possiamo utilizzare anche dove ci sono quelle basse scogliere senza aver paura di incagliarla. L'azione di pesca è semplicissima. Abbiamo bisogno ovviamente di una canna abbastanza lunga, questa è una canna da 3 metri che ci consente non solo di lanciare lontano, ma di gestire un finale lungo 1,5 m, 2 metri. Vi ricordo che un finale lungo permette di catturare più pesci. Come vedete la montatura super semplice. Esca, finale di 1,5 m, 2 metri, in questo caso l'ho fatto un po' più lungo perché funziona meglio soprattutto se non c'è grande mareggiata. Bombarda galleggiante, ma se l'acqua è alta potete utilizzare anche quella fondante e sondare più strati. Un piccolo tubicino e una girella tripla. Semplicissima. L'azione di pesca è di una semplicità incredibile. Non ci resta che lanciare e recuperare l'esca. L'unica cosa che dobbiamo fare è quella di farla passare nel punto giusto, soprattutto quando ci sono degli scogli o degli ostacoli e la spigola sta cacciando proprio lì vicino. Non è necessario muovere l'esca come altre esche un pochino più complesse. Qui basterà lanciare e recuperare. Io uso tantissimo il Gran Pescatore quando voglio sondare una zona che non conosco. Infatti lo metto all'inizio. Comincio a camminare, recuperare e capire dove sono le spigole perché le sentirò sia mangiare direttamente, sia se sono un po' apatiche, dare magari soltanto delle botte all'esca. Ma questo mi consente comunque di individuare i punti buoni. Ovviamente è inutile che ve lo dica che è necessario che ci siano delle mareggiate. Io purtroppo quest'anno, tra la scarsità di mareggiate e soprattutto il lavoro, sono riuscito a pescare solo in condizioni di mare piatto. Ma nonostante tutto, in 10 minuti la mia spigola sono riuscito a prenderla. Quando pesco col Gran Pescatore mi porto sempre non solo un'altra esca di ricambio, perché può capitare di lasciarla sul fondo, ma mi porto anche dei raglù, per un motivo semplicissimo. I pesci non mangiano sempre la stessa esca, ma dipende molto dalle condizioni. Anche nella stessa giornata basti pensare alla marea che cambia in poche ore. E quindi mi faccio l'andata con il cucchiaino e ritorno con il raglù, per capire se magari in quella giornata le spigole preferiscono mangiare il cucchiaino oppure un'esca di gomma. Però vi ho parlato di una modifica che è molto importante e ora vi spiego come farla. Andiamo nel mio laboratorio. Eccoci qua, benvenuti nel mio laboratorio un po' incasinato perché voglio farvi vedere come modificare il Gran Pescatore e come ottenere da quest'esca semplice un'esca molto più funzionale che vedete alla codina mobile e delle piumette nuove di pacca. Di quest'esca esistono tante misure, da quelle più piccoline, queste medie e ci sono anche quelle gigantesche. Ovviamente ogni misura va bene per un determinato predatore e soprattutto funziona bene in una determinata zona e periodo. Per le spigole invernali la misura 3B è la migliore, ricordatevelo bene. In altre stagioni, una più piccolina, quando ci sono le alici piccoline, può funzionare davvero bene. Vi faccio vedere una modifica che è facilissima da fare, ci costerà giusto pochi centesimi, una volta che abbiamo le cose ne possiamo fare a tonnellate. E vi ricordo che anche costruire quest'esca è davvero semplicissimo. Come vedete utilizzo degli ami che sono d'acciaio, durano un pochino di più, splintering, mi serve un po' di attack o qualsiasi colla istantanea. Un paio di piumette, queste si comprano, costa un pacchettino, costa 3 euro,
E ovviamente degli streamer luccicanti di vari colori, oh, mi piacciono questi qui trasparenti. Un rotolino di filo e andiamo a modificarlo. Per prima cosa rimuovo la vite originale del gran pescatore utilizzando un coltello perché lo spacco è davvero molto sottile. Rimuovo l'amo e poi taglio l'eccesso in modo da poterlo riutilizzare. Se l'amo non è rovinato, lo utilizzo direttamente, altrimenti lo sostituisco con uno in acciaio. A questo punto preparo due piume della stessa lunghezza e ho l'accortezza di pulire il filo della piuma in modo da poterlo legare con più facilità. A questo punto taglio anche due filamenti luminosi, più lunghi rispetto alle piume, che poi andrò a tagliare in un secondo momento. A questo punto, con il mio morsetto, preparo l'amo e creo un fondo con il filo. Ho scelto il rosso, che è un colore che piace alle spigole, ma potete scegliere il colore che piace più a voi e potete tranquillamente abbinarlo al filamento luminoso che avete scelto. Taglio il filo in eccesso e comincio a legare per prima i filamenti luminosi. Vi consiglio di posizionarli sul dorso dell'amo. Fate questa operazione con calma, tanto nessuno ci corre dietro, in modo da legarli in maniera perfetta. È il momento delle piume, che lego una alla volta per non sbagliare. Chiudo il filo sulla parte che avevo pulito, in modo da poterla tenere saldamente. Inserisco così la seconda piuma, facendo attenzione che si trovino entrambe di lato ed abbiano la stessa identica lunghezza. Chiudo con abbondanti giri di filo e alla fine faccio un paio di nodi. Prima di terminare, una goccia d'attack mi consente di serrare il tutto senza alcun tipo di problema. Non rimane che tagliare il filo in eccesso, facendo attenzione a fare la stessa lunghezza delle piume. Se lo fate troppo lungo, rischiate che la spigola possa mangiare sul filo e non sull'amo. Pulisco l'occhiello dell'amo e qui vado ad inserire lo split ring, che poi andrò a mettere dall'altra parte nel gran pescatore. Ecco ottenuto un perfetto gran pescatore con l'amo mobile. Come avete visto, in pochissimi minuti abbiamo realizzato un'esca che funzionerà davvero bene e con questa modifica emetterà anche qualche vibrazione in più e la coda scodinzolerà molto meglio, attirando le spigole in maniera più efficace. Ma soprattutto l'amo mobile farà più presa nel palato dei nostri predatori quando vanno ad attaccare l'esca. Come vedete, l'ho anche un po' piegata, ci potete giocare tranquillamente per trovare poi l'angolo perfetto ed avere un nuoto ottimale che piace un po' di più ai pesci in quella zona. Ovviamente, esperimento dopo esperimento, troverete l'angolazione giusta a seconda delle condizioni del mare. E ora torniamo in scogliera. Eccoci tornati. Ovviamente chi non pesca con la bombarda si scandalizzerà a vedere questo video, ma che voglio dedicare a tutti quelli che vogliono pescare in serenità, semplicità, ma soprattutto senza spendere un sacco di soldi. E questa è la tecnica perfetta per andare a mare, divertirsi e prendere di tutto. E vi assicuro che davanti ai miei occhi, con questa esca, mi hanno preso degli spigoloni enormi mentre io pescavo con esche artificiali da 20-15 euro. E anch'io però, piano piano ci ho preso un sacco di pesci e ora tocca a voi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!